Il ritorno del Messia. I giusti secondo Eloah, che rimarranno in piedi fino alla fine, avranno la sua parola vivente in se stessi. Sarà un po' come nel Vecchio Testamento dove lo Spirito Santo agiva in modo molto limitato, puntuale e occasionale. La parola sarà là per guidarli, per mostrare loro come dovranno affrontare la persecuzione dell'antimessia che dirà loro, adesso accetta il marchio della bestia. L'antimessia dirà simbolicamente, ve lo dico per amore vostro e per il vostro bene. Vedrete, sarà meglio per voi, tutto sarà regolato dalla provvidenza del grande e unico governo mondiale che si occuperà di voi nei minimi dettagli, vi sarà dato del lavoro, vi sarà dato del denaro, avrete tutto in abbondanza e per facilitare le transazioni accettate questo piccolo marchio, è una cosa da nulla. Credete che all'inizio del periodo arriveranno dicendo, prendi questo marchio o ti uccido? Non bisogna credere che l'antimessia verrà dicendo, ti concedo grazia, rispetto la tua libertà di pensiero, puoi fare come vuoi. Tutto questo sarà presentato in modo molto seducente. Quelli che resisteranno fino alla fine e che rifiuteranno il marchio della bestia, il libro dell'Apocalisse dice, chi dovrà andare in prigionia andrà in prigionia, chi dovrà perire di spada, perirà di spada. E noi siamo molto vicini a questi tempi. Bisogna rimanere svegli fino alla fine per dire, Signore, se ritorni adesso, che sia in un secondo, questa notte, domani o fra un mese, io sono pronto. Dobbiamo essere convinti dalla parola che siamo negli ultimi tempi. Il segno del prossimo ritorno di Yehoshua, il segno più grande, più forte, è la seduzione. La seduzione che riempirà tutta la terra, che attualmente è già all'opera nel mondo intero e nelle chiese della Babilonia di religione. Ogni tipo di falsa dottrina viene già presentata sotto una luce molto spirituale, molto emotiva, molto emozionale, ben circondata da pomata e merletto miracolosi affinché si creda alla menzogna. In tutte queste false dottrine, le varie chiese insistono su documenti o libri che non sono la parola, o con ogni tipo di interpretazioni teologiche della parola di Eloah Yehovah che portano completamente fuori strada. www.a-kaal.info